Ma te domande, ma queste zone 30 fanno bene oppure non cambia nulla? Secondo i dati recenti Istat si registrano oltre 170.000 incidenti all'anno dovuti a distrazione ed eccesso della velocità. Eppure in alcuni quotidiani nazionali si parla, ad esempio, del dossier dell'Observatoire Parisien de Mobilité, senz'altro il mio francese sarà pessimo, che a sua volta viene citato dal mensile Quattro Ruote nel suo ultimo numero, che al contrario metterebbe in discussione l'intero impianto green dell'iniziativa parlando di dati altalenanti. Ora, senza entrare troppo nel tecnicismo, ma la verità dove sta? Sta nel mezzo oppure no? No, non sta nel mezzo perché ricordiamo che le zone 30, la logica della moderazione del traffico delle zone 30 nasce a fine anni 60 in Olanda con il WUNERF, cioè noi abbiamo raccolto dati per oltre 50 anni a dimostrare la bontà dell'intervento della moderazione del traffico del ridurre la velocità in ambito urbano. Non è un caso che le Nazioni Unite 2 anni fa hanno fatto partire la campagna Love 30 che chiede l'introduzione dei 30 all'ora in tutte le città del mondo per umanizzare la velocità. Non è un caso che questa misura è stata votata nel Parlamento europeo a ottobre 2021 ed è stata votata a stragrande maggioranza, solo 23 contrari, a dimostrare che ogni colore politico presente in Parlamento europeo ha votato a favore di questa misura, che chiede l'introduzione dei 30 all'ora in tutte le città europee per dimezzare i morti entro il 2030 e azzerarli entro il 2050. Non è un caso che uno Stato come la Spagna, quindi un intero Stato, cambia il proprio codice della strada e introduce il limite di velocità sulle strade urbane a 30 all'ora. Se si muovono Nazioni Unite, Parlamento, un intero Stato. Lei dice che insomma l'Unione fa la forza, evidentemente si va nella giusta E direzione. Ma soprattutto, allora, evidentemente, hanno dei dati che confermano la bontà di questi interventi e non i diversamente non contrari. investire però soldini. Allora, perché nella narrazione mainstream, e qui però ovviamente spostiamo il discorso su un tema meramente di comunicazione, che poi a lei riguarda fino a un certo punto, visto che lei, per chi la conosce, è tra i più grandi noti urbanisti, referenti di mobilità, di mitigazione del traffico italiani e direi anche europei. Cosa bisogna fare per favorire l'introduzione di queste zone 30? Parlare, elevare il dibattito pubblico, non basarsi su opinioni, ma parlare di dati e non prendere studi e prenderne parti per dimostrare la propria tesi. A Parigi da anni si registra la riduzione degli incidenti, è aumentato molto l'uso della ciclabilità e pedonalità, si è ridotto il traffico, hanno trasformato strade come il Lungo Senna, che era un'autostrada urbana a 2 corsie veicolari, in una strada completamente pedonale che è diventata la nuova piazza di Parigi. Stanno rimettendo al centro le persone, aumenta la qualità, aumenta la ricchezza dell'uso della strada come spazio pubblico. Per cui è chiaro che io ogni dato lo posso usare a mio favore. Ma ribadisco che poi le esperienze in giro dimostrano esattamente il contrario. Guarda caso, alcuni giornali hanno preso quello studio cercando di prendere delle piccole parti, quindi uno studio durato solo 6 mesi e non andare a vedere gli ultimi 5 anni che risultati hanno portato a Parigi. Però allora io riporto invece i dati scientifici di Bruxelles. Bruxelles, città 30, da gennaio 2021, oggi. Ecco, vediamo un attimo questa slide, un secondo solo. Allora, il titolo è la zona 30 perché il dato di Parigi non convince la narrazione mainstream, però poi dopo, alla fine, scendiamo giù e notiamo Zurigo e Bruxelles, ok, come pure Barcellona e Valencia in Spagna. Questi sono, diciamo, no, i driver in qualche maniera. Poco più su, saltando Parigi, di cui abbiamo abbondantemente dissertato, diciamo che c'è la parte di Grenoble, rimanendo, diciamo, nella zona francese, come ha riportato molto opportunamente il Fatto Quotidiano. C'è, dice, il sindaco di Grenoble, Eric Piolle, o Piol, non lo so, non si deve guardare il dato della velocità media. Quindi è questa la scuola francese, cioè noi non dobbiamo vedere se è scesa di un punto percentuale o due la velocità espressa in chilometri, ma l'approccio verso l'intero centro urbano, per il modo di fare attenzione agli altri, soprattutto ai pedoni, a chi usa la bicicletta. Cioè, basta questo per farci rinunciare a correre?
Non basta questo, serve comunicare gli obiettivi, raccontare, perché noi lo stiamo affrontando solo su questi temi, riduzione del rumore, eventuale riduzione dell'incidentalità, eccetera, ma la Città 30, la moderazione del traffico permette soprattutto di aumentare la ricchezza di uso della strada come spazio pubblico. Cioè, qual è la questione principale? Che in Italia ancora pensiamo che la strada sia proprietà dell'automobile. Lo vediamo nel fatto che il pedone ringrazia l'automobilista quando attraversa sulle strisce pedonali, lo vediamo nei numeri di questi primi 7 giorni dell'anno, 14 pedoni uccisi in attraversamento sulle strisce pedonali in 7 giorni. Questo è il tema. Moderare la velocità vuol dire aumentare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, quindi favorire la mobilità pedonale ciclistica e quindi decongestionare le nostre città. Io ci tengo molto a questo discorso, Ah, visto certo. che nel dibattito pubblico sembra sempre un conflitto tra gli utenti della strada. Queste città che prendiamo ad esempio, che hanno ridotto molto il traffico, ricordiamo che noi abbiamo il doppio delle auto rispetto alle principali città europee. Se io riesco a favorire la mobilità attiva, vuol dire ridurre le automobili in circolazione. Quindi vuol dire ridurre la congestione. Ricordo che le città italiane sono quelle dove si perdono più ore nel traffico al mondo. Roma è seconda solo a Bogotà, Matteo, mi Milano perdoni, e volevo chiederle questo proprio, entrando nella parte italiana e avviandoci alla conclusione, se lei dovesse mettere in fila, quali sono, diciamo, le città più virtuose, quelle italiane, che vanno verso le zone 30, ma comunque si impegnano? Mi viene in mente, tra le varie ultracitate, Bologna, Ferrara, vabbè, va da sé, Parma, Olbia, nelle ultime ore ci sono interviste al sindaco, che guarda che non è esattamente proprio tema come vorrebbe qualche quotidiano, ma si può fare un discorso di destra e sinistra, cioè la sinistra sembra, non, sembra come dire, puntare alle zone 30 e la destra no, cioè si può ridurre tutto a questa ma è dicotomia. per quello che citavo prima il fatto che in Parlamento europeo qualsiasi colore politico ha votato a favore dell'introduzione della Città 30. In realtà queste misure in Europa vengono attuate da qualsiasi colore politico perché sono misure di civiltà per rendere una città più bella, accessibile, sicura per tutti gli utenti della strada. Solo in Italia ancora affrontiamo questi temi come se fossero il tema politico, la bicicletta di sinistra, l'auto di destra, Un sembra po' che alla sia Gabber, un po' alla Gabber. Allora, ecco, esattamente. però mi mette in fila quelle 3-4, diciamo, città più virtuose, quella che l'avevo chiesto nella domanda iniziale. Sicuramente Bologna, che diventerà Città 30 in questa primavera. Hai detto bene Olbia, che Città 30 ormai quasi da 2 anni sta raccogliendo anche lei i primi dati. Parma e Reggio Emilia che hanno dichiarato di diventare Città 30 a breve, Milano in questo tentativo, ma anche Torino. In realtà, secondo me, questo tema, a parte le urla naturali in un cambio che è un cambio culturale. Cambiare le abitudini non è facile e nessuno ha spiegato bene a livello pubblico quali sono i vantaggi. La comunicazione è fondamentale. Se penso a Bruxelles, la prima cosa che ho fatto è realizzare un sito che si chiama Bruxelles 30, dove si vanno a trovare tutte le ragioni e quindi qualsiasi cittadino accede a quel sito e va a cercare di capire perché. Poi ci si può confrontare, ma almeno ho spiegato quali sono gli obiettivi, i A vantaggi. Bruxelles hanno risolto il problema dei controlli, perché qui in Italia uno dei muri che innalzano è quello relativo ai controlli. Dice, ma chi fa i controlli? E soprattutto, ma veramente voi pensate che tutti gli italiani vanno di colpo, andranno a 30 all'ora? Ci sono documenti scientifici di pediatri e psicologi che raccontano l'importanza dell'autonomia nel muoversi per la salute. Ci sono studi di mille tipi e di mille aspetti che potremmo usare per raccontare gli Non abbiamo obiettivi. il Questa tempo, ma cosa in Italia vorrei molto, ma non abbiamo il tempo. non è ancora stata fatta questa cosa. Quindi la prima e più importante questione è creare un dibattito pubblico serio su quelli che sono i vantaggi, con i dati scientifici dimostrati da molte realtà che sono Città 30 da anni.
allora su quello poi possiamo dibattere. Ma se rimaniamo nella chiacchiera da bar, è chiaro che vale tutto e rimaniamo nelle opinioni. Ultima e non cosa, ultima cosa, se non cade, ma se tiene Milano a cascata, si va anche a Roma, Napoli, eccetera, perché a Milano... Assolutamente sì, e non è un caso che Roma ne ha già parlato. Cioè, oggi diverse città stanno dichiarando l'importanza almeno degli interventi di messa in sicurezza delle strade, che poi si tratti di zone 30, si tratti di città 30, ma io credo che il tema della sicurezza stradale oggi, anche dopo le dichiarazioni del presidente Mattarella, è diventato un tema all'attenzione pubblica. Non era mai successo, quindi è un momento decisamente favorevole. Io insisto a dire amministrazioni che scommettete su questo, usate la comunicazione. Lidia Bonanomi, la madrina della moderazione del traffico francese, già 30 anni fa ci diceva: attenzione, i cittadini non sanno cos'è una zona 30. Prima di tutto va spiegata, va raccontata, bisogna spiegare quali sono i vantaggi e poi iniziamo a lavorare in questa direzione. Creiamo questa cultura. Ci sarà chi rimane a favore, chi rimane contrario, ma eleviamo il dibattito pubblico da una chiacchiera da bar a un confronto serio sui dati, perché fondamentale oggi è una vision zero. È inaccettabile oggi avere ancora delle persone morte nelle nostre città per incidentalità da traffico.